Giornata particolare, si ricordano i defunti, il cimitero è pieno di persone che vengono sulla tomba, ma si riflette soprattutto sul significato della vita. Noi siamo esseri finiti, la morte è un momento della nostra vita. Noi come cristiani, come battezzati, siamo chiamati a credere che oltre la morte c'è quella vita eterna che il Signore ha promesso a tutti i suoi figli. E il momento storico che stiamo vivendo ci porta lontani da questa realtà e ci porta a credere di essere immortali, ma la nostra riflessione dovrebbe essere quotidiana sul mistero della vita per riuscire a trasformare ogni attimo della nostra giornata come qualcosa di straordinario e speciale, da vivere in pienezza senza perderne neanche un attimo. È la speranza quella che deve muovere i nostri passi verso il giorno di domani, è la speranza che ci deve far guardare anche alla morte come qualcosa che è un passaggio. È un passaggio a quella vita eterna di cui dicevamo. È bene sempre ricordare che poi, oltre alla morte, oltre a quella croce che è dolore e sofferenza, il Signore ha trovato il grande rimedio con la resurrezione. Noi oggi siamo chiamati a guardare alla morte, ma ad andare oltre la morte guardando già alla resurrezione. Ci alziamo al mattino, pensiamo a lavorare, alle nostre preoccupazioni, poi improvvisamente può anche arrivare la morte. Cosa resta di noi? Naturalmente del ricordo che i nostri cari hanno di noi. Spesso poco fa Don Pino nell'omelia parlava e diceva per me quella persona è morta, la morte vissuta diciamo come passaggio è diverso dall'odio che c'è nel cuore? No, la morte non è l'odio, la morte è come ho detto un passaggio. Tenetevi pronti, ci dice il Signore, e noi non possiamo prepararci se non stando mano nella mano con l'altro fratello, e non possiamo prepararci a quello che sarà la morte, non sappiamo quando, anche oggi stesso, se non donando la nostra vita a chi ci sta accanto, al nostro prossimo. Solo pochi giorni fa ascoltavamo nelle parole del Vangelo: ama il Signore Dio tuo, ma ama anche il prossimo tuo. E se noi non ci facciamo portatori di speranza per l'altro, chiunque l'altro sia, è chiaro che la morte arriverà, ci piomberà addosso, ci troverà impreparati e non ci donerà lui quello che meritiamo, che è il paradiso.